giustezza della storia. Questo filo della giustezza della storia è la corrente socialista, quella minoritaria. Cioè è quella che capisce prima quello che è avvenuto e che sta avvenendo. Dai fatti di Ungheria in poi, capisce prima. C'è un'altra parte che capisce molto dopo, anzi che per molto tempo fa finta di non vedere. E qui c'è il paradosso della storia. Che a un certo punto, quando arriva il re del razionem della storia, finisce che quelli che non avevano ragione, tra virgolette, sopravvivono. E quelli che avevano ragione, tra virgolette, subiscono uno scacco. Di queste cose mi sono lungamente cimentato a discuterne con il professor Luciano Cafagna, che era una persona straordinaria, mitico autore della Grande Slavina, un libro per quanto riguarda la sinistra italiana per me epocale. Leggendo il libro presumo che abbia avuto una qualche frequentazione positiva con il professor Della Loggia, sì, anche stato... e quindi da questo punto di vista lunghe discussioni appassionate. Questo era il senso a un certo punto di un'operazione che noi tentammo, che io personalmente tentai. Poi naturalmente quell'operazione nacque immediatamente con un titolo che era un titolo, tra virgolette, che la riduceva al fallimento. E cioè a un certo punto fu chiamata la cosiddetta Cosa 2. E voi ricordate che quando a un certo punto Occhetto propose di cambiare il nome e simbolo del Partito Comunista, per una fase, non avendo il nome nuovo e il simbolo nuovo, quella questione si chiamò La Cosa. E naturalmente La Cosa però ebbe un esito, a un certo punto si chiamò Partito Democratico della Sinistra, ebbe un simbolo, era la quercia, tutte queste cose qua. Ad un certo punto io mi cimentai, una cosa complicatissima, e con l'idea di innestare in quel processo la tradizione socialista per farla diventare un elemento vivificante, perché ci voleva un solido approdo socialdemocratico che facesse venir meno l'idea della specialità italiana, e cioè il fatto che anche questa è una cosa che abbiamo sempre perseguito, e cioè che tutto il mondo poteva andare in una direzione, però poi c'era sempre un modello italiano. Ricordo che a un certo punto, quando noi facemmo l'Ulivo, che era una cosa interessante, a un certo punto però pensammo di fare l'Ulivo mondiale. Certo. Che era il massimo del modello italiano. Cioè c'è l'idea sempre che c'era un modello italiano, che era, naturalmente, è inutile dirlo, ça va sans dire, era un modello superiore. Ora, naturalmente, tutto questo veniva percepito dagli altri non positivamente. Naturalmente non era provincialismo, ma gli altri lo percepivano come provincialismo. L'idea era quella, cercare di innestare tutto ciò, di avere un compimento di un progetto. Tuttavia, nel momento in cui gli affibbiarono la Cosa 2, io capii che non c'era prospettiva. Quando uno deve fare una Cosa 2 è difficile, diciamo, perché come voi sapete la Cosa 2 aveva la sequenza dei film, ed erano i film dell'orrore. Non oso nemmeno immaginare cosa sarebbe stata la Cosa 3 qualora l'avessimo fatta, però ci siamo fermati alla 2. Terza questione. Ci sono due questioni che sono strettamente connesse. La prima è quella della cosiddetta minoranza virtuosa. E cioè l'idea che a un certo punto, poi il professor Della Loggia si cimenta con giudizi sulle persone molto nette, naturalmente del tutto legittimi. Io, avendo una visione più relativa del genere umano, non sono capace di arrivare a questi giudizi così netti, ma il fatto che io dica questo non vuole in alcun modo essere un elemento, tra virgolette, di presa di distanza. E tuttavia lui si cimenta anche con giudizi molto netti sulle persone. E tuttavia, quindi, uno stimolo in più per leggere il libro, perché se io ne parlassi sarebbe... Però tuttavia lì c'è un punto cruciale, che è un'altra questione che ha sempre animato un certo modo di pensarsi e di pensare alla sinistra. È quello del...
della minoranza virtuosa. E cioè a un certo punto l'idea: noi non siamo interessati ad essere maggioranza. Ricordo a un certo punto che c'era un leitmotiv anche tra di noi, per cui il problema era, a un certo punto uno arrivò a dire, insomma, adesso dice no, ma a queste condizioni è meglio non vincere le elezioni. In una democrazia, diciamo, che un partito politico, una personalità politica arriva a dire a queste condizioni meglio non vincere le elezioni, sinceramente è una cosa molto ardita. Naturalmente qui c'era un punto di fondo, che la minoranza virtuosa era un modo anche per esorcizzare la difficoltà a diventare maggioranza. Non era soltanto un problema, era un modo per esorcizzare, per non cimentarsi nel rapporto aperto con le opinioni pubbliche, anche con coloro che la pensavano molto più ed erano molto lontani da te. Vogliamo attualizzare questa questione adesso? Faccio un esempio. Io penso, per esempio, che nei cimenti elettorali in cui abbiamo vissuto in questi mesi e nelle ultime settimane abbia giocato, per esempio, un ruolo fondamentale il tema della paura. Il mio convincimento è che questo tema è stato presente in questa campagna elettorale, era presente prima, sarà presente secondo me nei prossimi anni, non in Italia, nell'intero Occidente. Paura, che è una cosa molto complessa, non è soltanto il problema della sicurezza, è la paura in generale. Vedete, la paura è un sentimento, è qualcosa di molto profondo nell'animo umano. È talmente profondo che l'individuo che ha paura a volte ha difficoltà anche a confessarlo. Il punto qual è? Il punto che l'approccio della minoranza virtuosa rispetto a quello che ha paura è appunto un approccio, tra virgolette, etico-comportamentale. Se hai paura, sei possibile strumento di una conquista della destra. E quindi, come tale, coloro che hanno paura io li devo biasimare, perché sono potenzialmente vittime di tutto ciò. Se c'è uno che ha paura e un altro lo biasima, voi comprendete che questo erge un muro di assoluta incomunicabilità. Una grande forza di sinistra, un pensiero di sinistra, non può non misurarsi con tutto questo, deve ascoltare coloro che hanno paura, non ergersi a giudice, deve ascoltarli, deve stargli vicino, perché questa è un'idea moderna della sinistra, ed aiutare a liberarsi dalle paure. Se ci pensate bene, questa è la differenza che ci dovrebbe essere tra sinistra e populismo. La sinistra lavora per liberare le persone dalle paure, ma ascoltandole. Il populismo ascolta le persone e li vuole tenere incatenate alle loro paure. Questo è il senso. La minoranza virtuosa. E cioè la minoranza che tutto sa. E fuori dalla minoranza virtuosa c'è la non conoscenza. E qui viene l'altra questione, è il cosiddetto benaltrismo, altra malattia, diciamo, della sinistra. Anche malattia che io ogni tanto sperimentavo nelle riunioni. Io ero ragazzino e ogni tanto mi invitavano a riunioni importanti in cui c'erano leader importanti. Ed era, la riunione era sempre la stessa. Io mi preparavo prima, perché ero un ragazzo studioso, e poi non capivo, però studiavo. E ero studioso. A un certo punto arrivavo là e facevo il mio intervento. Quelli mi ascoltavano, alla fine prendeva la parola quello che contava veramente e diceva: sì, avete posto problemi, ma il problema è ben altro. Io tornavo a casa e dicevo: il problema è ben altro, e studiavo ancora. Tornavo e pensavo di avere capito qual era il ben altro, e cioè mi collegavo a quello che era stato detto nella
penultima riunione, arrivavo là e cercavo, appunto avendo anche cambiato opinione, di esprimere un'opinione più vicina a quello che avevano spiegato l'ultima volta. Quello prendeva la parola e mi spiegava: no, Minniti ha detto una cosa interessante, ma Minniti, il problema è ben altro. Io ho vissuto la mia vita nel cercare di capire quale fosse il problema. Voi capite perché sono un ragazzo disadattato. Che ci posso fare? Dovete avere comprensione nei miei confronti, nulla di più. E infine, siccome non la voglio fare molto lunga, finisco con due valutazioni. La prima è questa: secondo me il cuore vero delle questioni che dice il professor Della Loggia raccontando la sua vita, a un certo punto lui affronta secondo me un tema che per me è cruciale, il tema della patria e della nazione. Per me è un punto fondamentale. Io penso che questa discussione sia una discussione di assoluta e straordinaria attualità, cioè ne stiamo parlando adesso. E perché non c'è dubbio che oggi il corno dei problemi è esattamente questo. È possibile considerare la nazione, io aggiungo gli interessi nazionali, e le realtà sovranazionali come separate e contrapposte? È possibile pensare di avere una visione rispetto a, tra virgolette, quello che è la connessione tra strutture, pensieri, realtà economiche, realtà sociali sempre più forti a livello internazionale? Mi è capitato di leggere in questi mesi un libro di un studioso americano di origine indiana, il cognome è Khanna, il cui titolo è Connettography, ed è la crasi tra connessione e geografia. E cioè lui, addirittura andando molto oltre, dice che la forza di interconnessione nel mondo è talmente forte che non c'è nulla che possa fermarla. Anzi, addirittura lui auspica le devoluzioni tra singoli paesi, anzi più piccoli si è, più facili, più facilmente si è permeabili alla interconnessione. Perché appunto se la realtà è molto più piccola, più difficilmente può opporre un freno alla naturale interconnessione. Ma se questo è vero, tutto ciò deve portarci a far venir meno l'idea del paese, della patria, dell'interesse nazionale? Io penso di no. Questo non è un tema che può essere lasciato ad altre culture. Io penso che sia proprio di una grande cultura democratica affrontare questo tema, tenere insieme l'idea di interesse nazionale e di visione sovranazionale. Posso dire, e finisco, io mi sono dovuto cimentare su questa questione, non in maniera teorica, in maniera pratica. E come voi ricorderete, noi abbiamo affrontato il tema del governo dei grandi flussi migratori, abbiamo tentato di affrontarlo. E naturalmente, se ci pensate bene, lì c'era un punto delicatissimo. E perché io a un certo punto, nello giugno dello scorso anno, in 3 giorni arrivarono in Italia circa 14.000 persone. 3 giorni è un modo, sto tenendo largo, in 36 ore. Ricordo ancora ora che stavamo in aereo e a un certo punto mi hanno chiesto il porto, professore, per 26 navi, non per 26 barconi. I barconi erano molti, molti di più, per 26 navi. E vi posso garantire che trovare i porti per 26 navi in 36 ore non era una cosa facilissima, perché spesso significa bloccare un porto intero. Bene, per me quello fu un punto di svolta mentale e decidemmo
di mettere in campo una forte iniziativa italiana per affrontare il tema del governo dei flussi migratori dall'altra parte del Mediterraneo, cioè in Africa, in Libia. Vedete, lì noi avevamo due scelte. La prima era quella di dire l'Europa deve fare di più. E se noi avessimo detto l'Europa deve fare di più, avremmo avuto anche ragione, perché era vero, l'Europa doveva e poteva fare di più. E tuttavia, se avessimo detto soltanto questo, vi posso garantire, forse, che oggi, 11 maggio, saremmo qui a discutere degli sbarchi nel nostro paese. È chiaro? Perché quando io sono andato a fare subito dopo una riunione in Europa, la cosa che mi hanno proposto erano più soldi per fare più hotspot. Qual era il tema? Qual era l'interesse nazionale del paese? Per me l'interesse nazionale del paese era governare i flussi migratori, tenere insieme umanità e sicurezza. In quel momento, con l'iniziativa italiana, noi abbiamo messo in campo una visione nazionale, abbiamo messo in campo un forte interesse nazionale. Ma questo interesse nazionale non è mai diventato contrapposto all'interesse europeo, perché l'Europa, dopo che l'Italia si è mossa, dopo che l'Italia ha fatto da apripista, tra virgolette, ha seguito l'Italia. Non l'Italia ha seguito l'Europa. L'Europa ha seguito l'Italia. Non lo dico per particolare animo di carattere personale, no. Il punto è cruciale. E cioè noi o a livello teorico riusciamo a connettere l'interesse nazionale di un paese e una realtà sovranazionale o non ce la facciamo. A quel punto rendiamo più facile il lavoro di chi vuole contrapporre l'interesse nazionale alla realtà sovranazionale, e la contrapposizione, quella sì, io penso sia perniciosa. Infine, e concludo, e vedete, la mia opinione è questa: io non sono abituato ad essere particolarmente espansivo, e tuttavia vedo nel libro, nel pensiero del professor Della Loggia, è un elemento molto importante, vivificatore del dibattito nel nostro paese. Perché vedete, lui a un certo punto dice: io ho rappresentato nella mia storia, a un certo punto ho messo in campo una posizione, abbiamo messo in campo insieme con altri, una posizione nenne, una posizione terzista. E innanzitutto il coraggio del professor Della Loggia, perché storicamente, diciamo, come è noto, nella tradizione del Partito Comunista una posizione terzista è già di per sé, tra virgolette, da considerare biasimevole. E perché appunto la posizione terzista è già quella che non, e invece secondo me non è la posizione terzista, basta leggere il libro, non è una voglia di non giudicare. Anzi, il libro è pieno di pensieri forti, esattamente l'opposto. Non c'è nulla di sfumatura. L'idea della posizione terza non c'entra nulla con l'evoluzione trasformistica di un cambiamento indolore. Anzi, in ogni passaggio c'è il dolore della conoscenza. E cioè uno arriva a cambiare opinione perché c'è un dolore della conoscenza, non è perché improvvisamente è passato attraverso, diciamo, senza nemmeno c'è un dolore della conoscenza. E voi sapete perfettamente che la conoscenza comporta anche un dolore, una presa di assunzione di responsabilità, un confrontarsi a volte con se stessi. Se posso infine dire una cosa, non vorrei che apparisse forse un po' arbitraria, ma questo veramente lo penso davvero io. Io penso che nei vizi e nei mali di cui ha parlato il professor Della Loggia ci sia un punto che allude alla fragilità del nostro paese.
Io penso che affrontare quelle questioni che il professore Della Loggia elenca nel libro significa affrontare un nodo di fondo dell'Italia, e c'è una sua intrinseca fragilità. Non c'è nessun paese che può diventare più forte se non fa i conti fino in fondo con se stesso e con la propria storia. Molto spesso tutto ciò, come il professor Della Loggia dimostra, non è stato sufficientemente fatto. C'è una storia che il professore ricorda ed è quella di un poliziotto, si chiamava Guido Leto. Questo poliziotto era il capo dell'ovra durante il fascismo. Poi passa con la Repubblica di Salò. Nel frattempo si portava sistematicamente gli archivi da una parte all'altra dove andava. Dopo la fine della guerra, siccome è un criminale fascista, viene imprigionato. E a un certo punto lui dalla prigione, da Regina Coeli, chiede di incontrare due personalità che non hanno nulla, cioè due, tra virgolette, giganti. Uno è il ministro della giustizia dell'epoca, Palmiro Togliatti. Un altro è il presidente della commissione che deve giudicare i crimini, ed è Nenni. Il colloquio è lungo, noi non sappiamo, non conosciamo il colloquio. Sappiamo soltanto che Guido Leto alla fine viene riconosciuto non colpevole. Aveva soltanto eseguito gli ordini. Ecco, il problema è esattamente questo. È l'idea di una non decisione che accompagna sistematicamente tutti i passaggi fondamentali. Una non decisione è uno scivolare. Ecco, il professor Della Loggia ci dice una cosa. Questo l'ho capito io, e cioè che invece il compito dell'intellettuale è esattamente l'opposto. E per ritornare nuovamente ai classici, amicus Plato sed magis amica veritas. E cioè io sono amico di Platone, ma lo sono ancora di più amico della verità. Se voi leggerete il libro e anche i rapporti intellettuali del professore Della Loggia, capirete quanto il professore Della Loggia sia stato nella sua storia intellettuale amico di Platone, ma soprattutto amico della verità. Grazie. Prima di dare la parola al professor Corsini, volevamo leggere qualche pagina del libro di Ernesto Galli Della Loggia. Allora, è intorno al binomio fascismo-antifascismo che ha ruotato una parte fondamentale del rapporto della mia generazione con la scena pubblica e con l'impegno politico. Quelle vicende lontane e insieme vicine, la versione di esse che a lungo abbiamo creduto indubitabile, hanno contribuito in misura decisiva a determinare la nostra identità personale e pubblica. I nostri pensieri, le nostre emozioni, non poche volte le scelte di vita. Anche se poi, quelle stesse vicende, abbiamo cercato di studiarle, di capirle meglio, di ripensarle, sentendo il bisogno di farcene un'idea nostra, più corrispondente a quella che ci sembrava in verità. E per l'appunto, lungo questa via, che molte cose proprie del fascismo e dell'antifascismo, molti loro protagonisti, a cominciare da alcuni dei nostri venerati maestri, hanno cominciato allora ad apparirmi, come racconterò, sotto una luce alquanto diversa. E mutando questa luce iniziale, è cominciata a mutare anche l'immagine di essi formatasi negli anni precedenti. È mutato piano piano, nel medesimo tempo, e certo non casualmente, anche il significato che pure appariva consolidato di molti altri fatti e protagonisti,
si è modificata la prospettiva storica che li aveva visti parte. Si è trattato di un riesame, se vogliamo chiamarlo così, che ha finito per riguardare un lungo arco di tempo, ma che qui parte simbolicamente da due figure esemplari di quei padri maestri di cui ho finora parlato, Benedetto Croce e Norberto Bobbio. Al tempo stesso, due figure esemplari di quel nesso fascismo-antifascismo che ha in un certo senso costituito il bagaglio iniziale con il quale io e tanti altri ci siamo avviati nel nostro viaggio nella storia della Repubblica. Grazie. Professor Corsini. Marco Minniti ci ha portato oltre la soglia della politica. Io non sono più un esponente politico, non sono più un parlamentare, quindi mi rimetto un attimo alla giacca del professore. Questo è un libro urticante. Perché dico urticante? Perché è soprattutto per me urticante, perché il tema di fondo in sostanza è il rapporto tra politica e cultura. E Ernesto Galli Dalla Loggia sostanzialmente individua il proprio bersaglio polemico in tre tradizioni che a me personalmente sono molto care e alle quali in qualche misura sono cresciuto intellettualmente, persino politicamente. La prima tradizione è quella, diciamo pure, gobettiana azionista, che su di lui ha certamente esercitato suggestioni e fascino. Racconta dei suoi studi liceali e quindi l'adesione alla linea Guicciardini De Santis, e De Santis vuol dire la denuncia della fiacchezza morale e dell'attitudine alla dissimulazione che sarebbe propria del carattere degli italiani. E poi polemizza con la tesi dell'autobiografia della nazione che si autoriproduce, con la tesi del fascismo come rivelazione, che è la classica, insomma, linea gobettiano-azionista. C'è in lui poi, ed è confermato anche da una polemica che l'ho visto protagonista recentemente con Marco da Milano, una sostanziale distacco nei confronti della tradizione morotea. Non è che dedichi molte pagine a Moro, ma a pagina 107, in una lunga nota, si interroga e dice sostanzialmente: Moro, come Presidente del Consiglio, ha realizzato poco, e come politico, con la teorizzazione della terza fase, sostanzialmente ha perseguito una linea di cui non capisco, diciamo così, le fondamenta. E infine la tradizione comunista, e in modo particolare la tradizione, diciamo così, che giunge al compimento, quella berlingueriana.